Diamo i consigli, sì, no, siamo già, già no, di parte. È che già, no, Pensilini ha fatto una scelta oculata in questo momento, non ve la dico perché. Cosa faccio? Siamo pronti per il 2010-11? Siamo pronti, sì, abbiamo iniziato questa mattina, lo spirito c'è, l'entusiasmo c'è, l'avete visto. Chiaro, campionato difficilissimo, non difficile, però lo dicevamo anche lo scorso anno, quando in una stagione che nessuno chiedeva niente, siamo arrivati alla finalissima, ci siamo potuti permettere questo ripescaggio in A dilettanti solo per un risultato acquisito, cioè la finale che abbiamo giocato con Piacenza. È logico che una squadra costruita con le risorse economiche a disposizione, come dicevo prima, ti permette di giocare senza pressione. Il fatto di essere senza pressione ti permette di lavorare, secondo me, meglio. Il lavoro è il frutto del risultato, posso solo essere ottimista perché in campagna, nella scelta dei giocatori che andavano a comporre questo roster, secondo me abbiamo fatto delle scelte giuste, riferite anche ai roster che le altre squadre stanno costruendo. L'equilibrio regna sovrano in questo girone A, la punta chiaramente non è rivolta verso il basso dell'equilibrio, ma è rivolta verso l'alto, perciò ci farà anche più piacere poter lottare con squadre che sono già di partenza e categoria superiore. Se dovessimo guardare quest'anno, penso, i pallini così definibili di Super Basket, non so cosa ci darebbero. Però a maggior ragione l'abbiamo sempre fatta, andiamo controcorrente. L'importante è che nella quadratura del cerchio di questo gruppo c'è la mentalità dello scorso anno e dell'anno precedente che ci ha portato fino a dove siamo arrivati. Quella già l'abbiamo notata, nonostante che ci siamo riuniti solo questa mattina, sapevamo i giocatori che prendevamo, siamo felici così. La cosa che voglio aggiungere è semplicemente un saluto e un abbraccio a tutti coloro che non fanno più parte di questo roster, perché si meritavano di esserci, però ci stanno delle scelte. Mi fa piacere che alcuni possano aver trovato soluzioni ottime. Sono contento anche di quelli che, ripeto, sono arrivati. Perciò direi che anche da parte della società soddisfazione ce n'è. Andiamo avanti, vediamo, lavoriamo. Consapevoli che è molto dura, sarà molto dura, sì. Dai, è dentro un minuto, l'impatto di questa avventura a Senigallia, di questo arrivo a Senigallia, è stato importante, nel senso che ho ritrovato lo spirito di quando venivo qua a fare le grandi battaglie. Adesso finalmente porto questi colori e in una categoria, in un'annata durissima, adesso diciamo che cerchiamo di coinvolgerci tutti insieme per raggiungere un obiettivo molto difficile, una stagione alla quale chiederemo il massimo aiuto a tutti i senigallesi, ok, e dal quale si uniranno anche tanti nostri amici che vengono da tutte le città, visto che siamo una squadra di marchigiani puri. E tanto entusiasmo, tanta voglia, vogliamo fare molto bene, sarà molto difficile, perciò aiutiamoci, noi ce la metteremo tutta. Ecco, non si vede che sono basso, pare che sono questo è sul punto. Guarda che fisico.